Buongiorno bellissimi, oggi inizia una nuova stagione del Gold Pass che come ogni mese ci porta una nuova skin, oggi inizia anche un nuovo set, infatti si tratta della Regina dello Spazio, ovviamente ci sarà anche una nuova sfida che andremo a tristellare. Vamos! E rieccoci nella versione sviluppatore del gioco. Oggi partiamo subito con una bella notizia, infatti voglio premiare uno di voi con un Gold Pass per ringraziarvi dell'immenso supporto che mi date con il code creator, ma semplicemente guardando i miei contenuti qui su YouTube o supportandomi anche con l'Amazon Prime all'interno della piattaforma Viola. Grazie davvero a tutti, per partecipare all'estrazione di questo giveaway basta semplicemente lasciare un commento a questo video YouTube scrivendo Vamos. Estrarremo un fortunato vincitore che contatterò privatamente. Grazie davvero a tutti del supporto. Iniziamo! Questa è la skin che troveremo all'interno del Gold Pass questo mese, la Regina dello Spazio, Gold Pass che acquisterò non tanto per la skin che comunque è carina, ma per i tantissimi artefatti che velocizzano tantissimo e riducono i tempi e i costi degli upgrade. Per quanto riguarda la skin, sicuramente è carina, è molto fuori dall'universo Clash secondo me, venendo dallo spazio. E poi quest'arma, non lo so, al posto della balestra ha questa specie di antenna tutta dorata, ma andiamo subito a selezionare questa skin e andiamola a vedere un po' più da vicino. Togliti da sotto di quell'albero e facci vedere cosa sai fare. Alza la mano un po' così per salutare. Beh, mi piace davvero tanto questa skin, anche se ce ne sono state di più belle, ma quelle più belle, infatti, sono tutte quelle leggendarie, quelle che sono fuori dal Gold Pass. Ovviamente arriverà anche un nuovissimo scenario, il villaggio spaziale che arriverà all'interno dello shop il 5 di marzo. È un tema molto scuro, però come vedete è bellissimo. È semplicemente bellissimo, non c'è altro da aggiungere. Qui c'è un goblin che vaga nello spazio, ci sono alcuni crateri, i dettagli sono davvero molto ben curati. Sto cercando la banana che come sempre è presente all'interno dello scenario. Che cos'è questa cosa che spunta qua così proprio davanti allo schermo? Non me l'aspettavo, è una specie di siluro, ci sono dei cosi che volano. Questa navicella spaziale è molto carina, comunque questo scenario lo comprerò sicuramente. Mi raccomando, prima di fare qualsiasi acquisto, controlla che sia attivo il code. Con l'inizio della nuova stagione del Gold Pass non poteva di certo mancare questo mese una nuova sfida. Al tristellamento riceveremo 25 gemme, una pozione per maxare gli eroi per un'oretta e chiaramente un po' di risorse, quelle non mancano mai. È una base realizzata da Rigo Torres 23 e in questa sfida si vedono già tutte e quattro le skin. Qua abbiamo il King dello Spazio, qua sopra abbiamo il Sorvegliante con questa bandiera da un lato e una palla che volteggia dall'altro lato. Qui c'è la nostra regina che abbiamo già visto e qui sotto c'è anche la campionessa. Distinguere regina e campionessa all'impatto non è così immediato, ma chiaramente è solo una questione di abitudine perché non siamo abituati veramente a vedere la Queen in questa veste o la campionessa Royale in questa veste. Ma andiamo un po' a vedere come si tristella questa sfida. 1 minute later. Sono sicuro che ci sono diversi metodi per tristellare questa sfida. Questo è quello che ho trovato per me più semplice. Iniziamo subito con la macchina d'assedio all'angolo a ore 9 e il punto più ovvio per schierare la macchina d'assedio.
Nel frattempo che la macchina tira via un po' di difese, io inizio con lo stanare tutta una serie di bombe e di trappole aeree. Perché? Perché ci sono zone che possiamo prendere semplicemente con qualche truppetta aerea. È proprio quello che andrò a fare. A ore 12, 3 zap sulle difese aeree. Questo ci consentirà anche in questo caso di pulire a ore 12 utilizzando semplicemente un baby drago. Abbiamo zappato le due aeree, abbiamo ancora qualche zap. Io in questo caso vado a investire le altre zap proprio per aiutare ancora una volta i baby draghi a ore 12, e la zap mi aiuta a levare praticamente il settore a ore 12. Nel frattempo, super spaccamuro proprio qui accanto al CC e altro super spaccamuro verso il TH. Sneaky Goblin, aspettiamo che tirino via il castello del clan, e invisibilità per tirare via il TH. Come avete visto, gli spaccamuro usciti dal CC sono comunque passati dall'avveleno della macchina d'assedio e quindi non abbiamo avuto alcun problema. L'aquila qui sotto è stata presa dal nostro baby drago, a questo punto andiamo a spammare. Subia, dragata da ore 2, mentre gli eroi li andiamo a schierare in questo settore ad ore 6 o 7. Potevamo probabilmente spammare anche a ore 12, non cambiava quasi nulla, perché la gran parte del lavoro sporco lo abbiamo già fatto. Mettiamo anche la cacciatrice, abilitiamo il nostro King e cerchiamo di tardare il più possibile l'abilità del sorvegliante. Ricopriamo tutti e quattro gli eroi. Ci abbiamo ancora due pozioni scheletro più una zap che ci è rimasta in mano. Io non la risparmierei quella pozza, però avrei potuto anche farlo. Infatti il Tris lo abbiamo raggiunto senza alcun problema. Spero che grazie a questo video riuscirete a tristellare anche voi. Ma quelle viste oggi sono soltanto alcune delle novità che arriveranno in questo mese di marzo. Infatti proprio oggi è stato pubblicato questo calendario degli eventi, che prevede un evento super truppa dall'11 al 20 di marzo, una nuova sfida spaziale dall'11 al 22 di marzo e, come sempre, i giochi del clan dal 22 al 28 di marzo. Spero che questo video ti sia piaciuto, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e mi raccomando, sfonda il tasto like. Ci vediamo presto con un prossimo video, una prossima live. ¡Vamos!